La Roma domenica nel match alle ore 12:30 affronterà l'Atalanta e allora andiamo a parlare del prossimo match della Roma con l'ex allenatore della squadra orobica Bortolo Mutti. Mister, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Yes. Buongiorno a voi. Ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio mister. Buon pomeriggio a tutti. Allora mister, la prima domanda che volevo porle è come ha visto il ritorno nel grande calcio di Zdenek Zeman e se è sorpreso dal fatto che la Roma comunque stia facendo il verso all'inizio di stagione di Luis Enrique della Roma spagnola, quindi in maniera molto negativa l'impatto con la nuova stagione. Ma guarda, il ritorno di Zeman è per me una grande cosa perché è un grande interprete del calcio, è una persona di grande onestà, limpidezza, per cui fa solo che bene. È chiaro che poi ogni campionato magari ha le sue tematiche e anche il suo percorso, per cui quest'anno con la Roma magari si sta faticando più del dovuto, visto magari i programmi e diciamo le intenzioni che c'era, però insomma siamo solo alla quinta domenica, c'è tempo per lavorare, per ripartire. È chiaro che magari le attese erano un po' diverse, per cui c'è questo malumore, questa ansia, questa magari così incredulità di fronte magari ai programmi che ci si aspettava. Un'altra cosa che poi volevo chiederle, alcuni giocatori acquistati dalla Roma risultano essere un po' degli oggetti misteriosi, primo fra tutti Ivan Piris, poi c'è questo Taxidis fortemente voluto da Zeman, ma comunque che ha una velocità forse ridotta per giocare in Serie A, e poi c'è Destro, colpo del mercato che però per il momento non riesce a far breccia sia nel cuore dei tifosi che proprio a lasciare il segno in campionato, ancora fermo a zero gol. Il suo giudizio su questi tre giocatori e se il Bortolo Mutti allenatore li avrebbe presi nella sua squadra? Ma guarda, sono giocatori molto giovani, perché tra l'altro ho seguito anche a Verona, ha fatto molto bene e è chiaro, anche Destro, bisogna dargli il tempo anche di maturare. Non puoi pretendere un ragazzo di 20 anni, 21 anni di avere diciamo quella padronanza e quella forza da top player che magari in un ambiente come Roma ci si aspetta. Sono ragazzi talentuosi, ragazzi che devono avere magari diciamo un'intelligenza di squadra per essere assorbiti, per crescere. Magari adesso ci si aspetta da parte loro che facciano crescere la squadra, però ecco, per me questa è una cosa eccessiva, bisogna dargli il giusto tempo. Io non li discuto tecnicamente, che sono due ragazzi che sanno veramente. Piris non lo conosco tanto bene, però Taxidis lì è Destro, effettivamente per me sono ragazzi sicuramente di grande capacità e prospettiva, però ecco, bisogna dargli anche loro il giusto tempo per crescere, per diventare veramente per me giocatori importanti che potranno esserlo nel breve, magari non nell'immediato adesso, perché ci si aspetta troppo a volte da questi ragazzi, che c'è fame di successo, c'è fame di vittoria, e a volte magari queste situazioni vengono un pochino a pesare anche nella testa di questi ragazzi. Mutti, ecco, lei parlava di progettualità. Qui a Roma si è abusato molto della parola progetto e sono due anni che, come la metti, comunque i risultati non arrivano. L'anno scorso con lo Spagnolo c'è stata la prematura uscita dall'Europa League, un settimo posto in campionato che ha deluso veramente noi addetti ai lavori ma tutti i tifosi della Roma. E ora con Zeman bisognava, ecco, cambiare rotta, cambiare passo. Io dopo sei giornate però non vedo questo cambio di marcia. Perché? Perché una società così importante come la Roma non riesce, ma parlo proprio a livello di mentalità, a diffondere proprio una mentalità vincente, un pensiero positivo? Cioè, il discorso dell'anno scorso a me la Roma non mi dispiaceva, devo dire. Forse aveva qualche altalenanza di risultati, è mancata la continuità e quella forza proprio di squadra che la Juve, il Napoli, queste squadre quando l'hanno acquisita non la mollano più e la consolidano, per cui è un processo sempre di grande stabilità e di crescita. Invece l'anno scorso la Roma ha avuto dei momenti buoni e poi invece si è disunita e situazioni sempre un pochino altalenanti.
Forse era magari anche sotto quell'aspetto lì il caso di continuare un certo tipo di percorso. Invece si è ribaltato tutto, si sono fatte scelte completamente diverse e nello stesso tempo adesso c'è un percorso nuovo su cui magari costruire, però bisogna dare continuità per me ai progetti, bisogna dare forza a chi li sposa, su cui si investe, di lavorare e di consolidare un certo percorso. L'immediato non è facile che porti risultati diciamo che magari una piazza come Roma deve magari avere, nello stesso tempo spera proprio di ritornare a essere protagonista. Ci vuole tempo, però nello stesso tempo c'è una progettualità e avere grande costanza nel costruirla e nel portarla avanti. Quello che hanno fatto magari la Juve, come ti ho detto prima, il Napoli. Ma anche l'Inter ai tempi di Mourinho poi, no? Certo, è così. Per cui poi sicuramente certi ribaltoni a volte non ti danno quelle situazioni, quei risultati che magari una piazza così, diciamo, affamata e piena di entusiasmo come Roma magari meriterebbe. Dice, guardando avanti, domenica arriva l'Atalanta, una formazione che lei conosce molto bene, poi tra l'altro la vediamo anche tutte le sere, molto spesso ospita Sport Italia, quindi commenta il calcio italiano. Le chiedo che giudizio dà alla formazione di Colantuono, che tra l'altro è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto male ai colori giallorossi. Ma guarda, una squadra ha avuto una brutta sconfitta domenica e anche un po' con degli strascichi non belli qui a Bergamo, sto leggendo un po', cioè, non è stata presa tanto bene. Comunque è una buona squadra, anche se in questo momento sta patendo qualche infortunio di troppo e qualche assenza per una squadra come l'Atalanta può pesare. Però ecco, sono quelle squadre provinciali, una squadra che fa di grande il suo calcio, fa proprio un po' il modo di essere, un calcio molto pratico, una squadra che lavora in sintonia nei reparti, che si aiutano e con delle buone individualità magari che in certi momenti fanno fare il salto di qualità. È in un momento un po' critico, diciamo così, un po' in difficoltà proprio per due risultati brutti, quello di Catania e quello con il Torino, che non sono stati assorbiti tanto bene. Però ecco, è sempre una squadra da temere, non da sottovalutare, perché è una squadra sempre piena di carattere e non molla mai. Le piace Colantuono? E aggiungo, arriverà la grande chiamata per lui? Ma è un allenatore per me che vive e si esprime in certi ambienti in maniera, diciamo, a lui consona, perché è un caratteriale, deve avere vicino un po' la società, non deve soffre magari un certo tipo di pressione. Bergamo invece l'ha un po' abbracciato e merita, perché ha fatto molto bene. Però è chiaro, negli ultimi anni ha fatto risultati importanti e potrebbe anche lui. Ma visto invece che in questo momento sono più i giovani che fanno i salti di qualità senza grandi, diciamo, meritocrazie. Volevo arrivare proprio a quello. Per cui potrebbe anche essere il momento di Colantuono, che è un po' di anni. Perché che i Colantuono, i Mutti, Ventura, tutta gente che comunque ha detto la propria nel mondo del calcio italiano. Poi ci sono questi ragazzini, mi passi il termine, mister, che arrivano dal settore giovanile e si ritrovano catapultati nella massima serie. È così purtroppo, però ormai sono scelte societarie, e chi fa un certo tipo di calcio sposa certe linee di gestione, altri ne sposano, diciamo, percorsi diversi. Io dico sempre che la meritocrazia deve essere premiata, un po' di esperienza, un po' di marciapiede fa bene, perché ti fa crescere e certe esperienze forgiano proprio anche l'aspetto caratteriale di gestione degli allenatori, per cui per me è un percorso che deve essere sacrosanto. Poi, per carità, ognuno è libero di fare le scelte che ritiene più opportune. Mister, io invece, avendo la fortuna di sentire lei, vorrei fare un passo indietro e arrivare a Juventus-Roma. Troppo forte la Juventus incontrata dalla Roma, oppure la squadra giallorossa si è presentata allo Juventus Stadium in maniera, diciamo, poco consona, con un centrocampo troppo leggero, con Taxidis, Florenzi e De Rossi al cospetto di una Juventus veramente, veramente forte? Guarda, io ti dico, io ho affrontato la Juve l'anno scorso a Palermo, abbiamo resistito per 70 minuti con una formazione di emergenza, però abbiamo fatto una partita di grande capacità difensiva, perché sapevamo della forza fisica ci ha fatto gol Bonucci su una situazione da ferma, però eravamo sempre in partita.
Con pronto, mi sentite? Sì, sì, certo, come no, certo. Mister. Niente, per me è stato un po' un approccio un po' inadeguato. Quello, la Juve è forte fisicamente, è forte in tutti i suoi reparti, cioè è chiaro che devi proporti, ma devi anche affrontare un avversario dove devi metterti un attimino di fronte a certe situazioni e poterle assorbire. Se non fai così sei morto. In questo momento la Juve ha uno strapotere fisico che penso sia in assoluto proprio inavvicinabile in questo momento in Italia, per cui già lì per me la Roma ha concesso. E poi anche sotto l'aspetto tattico, sicuramente magari a volte bisogna anche un pochino rivedere un certo tipo di progetto che tu hai di fronte a avversari che magari devi avere anche l'umiltà di capire che sono più forti. Mister, guardando la partita proprio contro i bianconeri, c'è stato qualche giocatore della Roma che l'ha veramente delusa e ha pensato che non potesse essere pronto per certi palcoscenici? Ma no, guarda, quelle situazioni lì poi ti coinvolgono in generale tutti i ragazzi, per cui dai più bravi, dai più esperti, dai più giovani. Per dire, Crescenzi è stato quello che è stato il migliore, per dire, sotto l'aspetto della dinamicità, dell'entusiasmo, della voglia di non arrendersi, per cui il ragazzo in quel momento lì ha dimostrato la sua, diciamo, maturità, e altri magari che dovevano essere immaturi invece si sono un pochino persi. Ma quando ci sono queste difficoltà c'è un crollo psicologico generale che poi è difficile da recuperare, per cui bisogna metterla da parte. Questa partita è una partita che sicuramente deve fare il tesoro come esperienza, valutare certe situazioni e ripartire. Mister, allargando un po' il tiro, analizzando un po' il calcio nel suo complesso, vorrei parlare un pochino di Palermo con lei, nel senso, Zamparini lascia praticamente, l'amministratore delegato diventa Pietro Lomonaco, scelta giusta da parte del presidentissimo Rosanero? Per me in questo momento sì, che Zamparini è un po' anche stanco di un certo tipo di situazioni, ha tanti impegni, è impegnato politicamente. È una situazione anche Palermo che ti coinvolge in maniera quotidiana, per cui forse avere una persona che riesca. Ma quello che doveva, che anche con Giorgio Perinetti, la cosa era, doveva avere questa, diciamo, funzionalità per alleggerire il presidente di un certo tipo di. E così purtroppo non è stato, e mi è dispiaciuto anche per Giorgio, perché sicuramente era una persona che poteva farlo. E nello stesso Pietro Lomonaco, comunque è una persona che sicuramente entra in gioco e con l'esperienza di Catania, dove lui effettivamente ha fatto un lavoro enorme, per cui penso che Zamparini si sia appoggiato sulla persona adeguata proprio perché lui possa alleggerirsi da questo impegno. Mister, in conclusione di collegamento non posso non chiederle proprio un commento sul gran gol che fa Miccoli. Veramente credo sia il gol dell'anno, lei poi lo conosce bene. E aggiungo, perché tutti gli allenatori che arrivano a Palermo mettono fuori squadra, in panchina comunque, il Romario del Salento? Ma il Romario del Salento è insostituibile, c'è niente da fare, in certi momenti devi affidarti a lui, specialmente in casa, un ragazzo che ha grande inventiva, è un trascinatore, e questo è indubbio. A volte fuori casa certe situazioni effettivamente fai fatica un pochino, anche lui Fabrizio, ma gli attaccanti devono fare anche un lavoro sporco, devono lavorare per la squadra, essere da schermi difensivi, riuscire a essere sempre pronti sulle secondo palle in uscita per dare respiro. Questo lui un pochino a volte per l'età e anche per la sua conformazione fisica fa fatica a reggere certe distanze, però c'è sempre, per cui sicuramente il suo utilizzo è fondamentale, ma soprattutto in casa, che a Palermo è il giocatore effettivamente che ti fa la differenza. Mister, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, per la bella chiacchierata che ci ha concesso, le auguriamo una buona giornata e un in bocca al lupo per il suo lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie a tutti, buon pomeriggio, grazie.